Eccoci di nuovo insieme, siamo in the kitchen. Perché dico in the kitchen? Oh yeah! Oh yeah? Like America, perché ci sarà una big surprise, una grande sorpresa. Ma intanto abbiamo il sorpresone, quello del giovedì, Diego Spatari Tironi. L'ovettone di Pasqua, la sorpresa. E allora, tu stamani sei andato a fare una buona spesa e non a caso oggi utilizzo questo aggettivo. Oggi ho fatto una buonissima spesa, perché ho preso tutti i prodotti sanissimi, a minor impatto ambientale e con un occhio anche al biologico. Quindi prodotti vivi verde. Great. Come mai parlerò inglese ormai tutto il giorno ora con te qui? Vivi verde perché? Vivi verde perché sono tutti prodotti bio, ottimi, con un'altissima qualità e un'attenzione al momento della lavorazione, della loro creazione. Esatto, quindi un'attenzione particolare sia agli animali che all'ambiente. Alle persone e all'ambiente, perché una buona spesa può salvare il mondo. Il mondo, esatto. Ecco, quindi sono un premio importante. Sono completamente d'accordo. Ladies and gentlemen, here we are. The great, the one and the only Guy Mitchell in the kitchen with us. I'm excited. Yeah, I'm feeling like this. Small. Piccina, cittina. Io sto. You and tell now. Everybody that I want to come and live in Italy because the food. It's so good. Ecco, lui dice giustamente che tutti vorrebbero venire qua in Italia e vivere qui perché il buon cibo italiano è troppo buono. So good. Oh, the food is so good. The people love and the wine and the olive oil. A lui giustamente ha detto il cibo è buonissimo, il vino altrettanto e poi c'è l'olio d'oliva. It's a sort of medicine. Oh, it's natural it's, medicine. Yeah. So you know? I relax. Relax yourself. Yeah, America, here relax. Ha detto che lui l'olio d'oliva gli ho spiegato che è una sorta di medicina, di una vera e propria medicina naturale e lui ha detto che qui in Italia, piuttosto che ovviamente negli Stati Uniti dove tutti sono un po' frenetici, qui lui si rilassa. So good. Sì, sì, questo è. Poi qui abbiamo l'olio fantastico. You go around. Right. And that's it. That's all. And enjoy the places. Yep. And that's what I have been doing, just traveling all over Tuscany, Pisa, eating everybody, just so nice to me. E allora lui giustamente sta dicendo che sta andando in giro in questi giorni perché lui si trova qui in occasione appunto di questa taglia del taglio della forma di formaggio, come ci spiegava prima Luigi del Palagiaccio, molto importante, starà qui dal 2 all'8 di ottobre e nel frattempo sta girando per tutta la Toscana in questi territori meravigliosi e si è innamorato. Beautiful the buildings, le costruzioni, the hills, le colline, and the buildings, the towers, Pisa, Torre di Pisa. Oh, gli è piaciuta tantissimo la Torre di Pisa e noi siamo contenti perché insomma fa parte della beautiful. Have you been in Florence? I've been to Florence too. Yeah. Love it. Which place do you like? I think that they take me to everywhere in Florence. I mean, they've been around to Florence. I've been to Rome. I was at Rome, one of the 4 days at the Vatican, but this time, that was with the Presidente, this time I go around with everybody and just relax and eat. Allora, le altre volte lui che è venuto in Italia è stato anche a Roma con i vari presidenti, però ovviamente era lavoro, adesso invece si sta rilassando. Bene, invece ma vuoi spiegare che un po' cosa farà? Sì, certo. Al nostro Today, chef, we're gonna la ricetta. Make spaghetti da terrini with little tomatoes, okay. The kind of tomatoes, olives, yep. And ricotta. Good. Pesto. Bragatta. And this is pesto. Oh, pesto. Pesto with basilico. Basil. Pistacchio. And this, do you like it? Oh. Pistachio. Pistachio. Look at the camera. Pistachio. Love pistachio. Love pistachio. Pistachio. Good. Allora. And the garlic. And oggi I'm faremo gonna, la ricetta. And gonna tell you. Okay. What? Abbiamo uno spaghetto biologico integrale. You know? Right. And you cook pasta al dente. Oh. Yeah.
Must al dente. Only must. Al dente. Only al dente. Only al dente. Only al dente forever and right. ever. Okay? Allora, io right. comincio a buttare perché Bene. La ricetta oggi la facciamo tutta because in diretta. They take long. A little bit of long, time. Longer. Yeah. Because of this. Right. Allora, questo 10 minuti di cottura per lo spaghetto integrale. Ten Qui minutes. Ho chiuso il pomodorino con dell'aglio in camicia in modo da prendere profumo. The tomatoes. Yeah. Oh. The tomato. Yeah. This. Yeah, this. Datterini. This. Datterini. Oh. Quindi l'aglio, vedi, è in camicia in modo che mi vada solo del profumo, ma non poi non andrà in cottura. Questo yes. poi lo butto. Capito? Quindi avremo solo profumo d'aglio, ma senza aglio. L'ho messo a marinare. The smell. The smell is so amazing. Oh. When I go to sleep, I smell it in my sleep. We can't send the smell, right, right, but right. the smell is... Feelings. Yeah, sentitelo, non ve lo possiamo trasmettere, right. ma è veramente fantastico. Eh? Ok, ora andiamo a mettere And also la nostra the padella. Basil oh, the smell. Basil. Basil is amazing. Obama likes basil? Obama, he like a lot of food. They like Different. A lot. Presidents like a lot of food. They like good food, healthy food, and hamburgers. Hamburgers. Me too. Me too. Me too. Yes. I good like hamburgers. Yeah. Good burgers. Hamburger. Spaghetti, Clinton. Spaghetti, like? Clinton. Clinton. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Italian and American chef, and me in the middle, right. and me in, America. In the middle, in the middle, me. Right. Here. Now tomorrow, tell everybody that I'm going to the farm yeah. to kiss the cow. Oh, tomorrow? Yeah. Tomorrow. Lui andrà domani nella fattoria e andrà a baciare la mucca. And kiss the cow. Kiss. Yeah. I love the cow. For the cheese, eh? They make the milk. For the milk and for the and cheese. They make the cheese. Oh, palagiaccio, eh? You are smart. We love you that. You are smart yes, guy. Yes, I love. You are smart guy. Yes. Smart the guy. Guy. Allora, facciamo yes. assaggiare. Guy is a smart guy. Yes. So, it's perfect. Al nostro ospite. Che vuol dire, perché guy, lo spieghiamo, guy in English vuol dire ragazzo. E quindi ho detto che guy è un ragazzo intelligente, right, smart. Right. Yeah. Cos'è? Asiago. Moment of tasting. This is il momento della no, sala. North Italy. Asiago. Asiago. Yeah. Asiago. You like so good. The mountain. Huh? The mountain. Yeah. It's very Andiamo. Good with the focaccia and some cooked ham. Oh, the ham? Yeah. Ham, cooked ham with smoked. Focaccia. Smoked and cooked. It's a different way. We have smoked and we have cooked. Different way, different tasting. Look at the chef, he's good. Yeah? You good, chef. Go. Yeah. Ta ta ta. Go, chef. Ta, ta, ta. Go, chef. Go, chef. Go, chef. You okay. want me to stir your pasta? You good? Next pasta, 10 minutes, 5 minutes in pentola, come si dice? 5 minutes. Five minutes here and 5 minutes there. Total 10 minutes. And you bring out here, put in here. Yeah. No yeah. cool down with cold no, water, nothing. No. Yes. Tata. Right in. They keep the starch. Il pomodorino invece, yeah. mi fa la traduttrice, lo facciamo appena scottare in padella, perché io, come hai visto, l'ho marinato prima già con olio, aglio, just a little basilico. Bit cooked just the tomatoes. A little bit. Just yeah. a little bit. Because sì. you don't want to poco, be mushada. Poco. Yeah, yeah, no. No, no, mushada. No, no mushada. And then he puts the cheese. E poi andremo a mettere questo asiago sopra. Cooked and fresh. A concassé. And on the top, we're gonna put this cheese like this, concassé. Concassé. It's a sort of technique. Vuoi anche tu? Yes, of course. Yes, of course. For me too. Mm. Enjoy it. Eh? Good. Thank you. Okay. Qui. Andiamo a mettere un po' di acqua. Just a little bit of cooking water. A little bit of water? Yes. Oh, that's good. Because it's very good. Excellent. Yeah. Okay. Now, how do you test pasta in
in Italy to see if it's done. You taste come, or you throw it on the roof. Come fate per capire che la pasta è cotta? L'assaggiate oppure la tirate sopra fino al soffitto? And it's sticking the roof like this. It's done. No. Si guarda. In Brooklyn. Guardano. Ho un rapporto molto intimo con la pasta. Sì. It looks too pasta. Vedi, quando lo spaghetto comincia a piegarsi, watch it. È già pronto da mettere in padella e proseguire la cottura. I'm taking him to the White House. Now we are hungry, eh? Yeah, and I'm taking him. Abbiamo tutti fame qui, eh? I'm taking both of you to the White House. Yes, of course. Yes. Ci porta alla Casa Bianca. Siamo a posto. Come. And I have a question. Go ahead. Which will be my job? You will be, we put you on the front lawn to do the news every day. Ah, like this, huh? And it'd be the official taster. Good morning, Americans. That's right. And meet American people, great again. That's right. Ha detto che divento l'anchor woman, ve lo dico. Vado in America, cheesy. And then when you're done, you'll come downstairs and taste the food. Oh, e poi andrò ad assaggiare il cibo, capito? Quindi prossima puntata David Letterman Show. David Letterman. Francesca Romeo Show. Right. In the United States of America. Italian girl. Young girl. Right. Goes to America. Bello. Chef, he's good. Look at that. Yes, very good. Yeah, very good. Chef is good. He has the golden hands. Yeah, that's great. Ha le mani d'oro. Sappiamo. Hai capito che ti ho detto mani d'oro? Sì. Thank you. He is very elegant. Lui è molto elegante. He is very... is a sort of Rodolfo Valentino of the kitchen. Is that right? Yes. Really? È un Rodolfo Valentino, insomma, de noi altri. Sean Connery. De noi altri. I used to call him Charmant Chef. Really? Because he has a lot of charm when put on the salt on top. It puts a lot of love. Yeah. Love into the food. Because to be a chef, right, you have to love the food, and love your job. Some chef talk to the food. Hello, little noodles. Yeah. They talk to the top. Ti ricordo che non abbiamo dato gli ingredienti. Okay. So, the recipe. Look, la ricetta, ingredienti, 320 g di spaghetti integrali, 400 g di datterini rossi, 250 g di ricotta fresca, asiago, basilico fresco, aglio, pistacchi, olivita giasche, olio extravergine d'oliva e sale. Una ricetta veramente semplice, ingredienti semplici ma tutti di qualità, perché si ritorna sempre lì che una buona spesa può salvare il mondo. Olive oil. Yeah. Mm. A good shopping could save the world. Yes. Shopping food, shopping and buy very good food. Oh. Gonna save the world. Yes. Yeah. The tomatoes. Tomatoes, amazing. Oh. You love tomatoes, oh, huh? I put it on bruschetta. Which one is your favorite Italian food? Well, I have to be honest. Pizza. Pizza for me too. Pizza. Guys. Yes. For me too. We love pizza. Yes, we love pizza. Yes. Noi amiamo la pizza. Yes. I'm a good like this or like this? No, like this. Like this. And then like this. Yeah, and like this. Capito? It's thin. Thin. Ah, pizza thin. Fina. Pizza. Thin pizza. Thin la pizza, pizza, ovviamente, sottile. No, no pizza napoletana. Not thin. It's nothing. No little thin. Thick. It's a little thick. That's good. It's very pretty good. Napoletana. Tomato pie. Qui adesso c'è una disquisizione su quale sia la pizza migliore, se quella napoletana oppure quella fine. Qui adesso dobbiamo mettere d'accordo tutti, ma il sunto è questo. Sì. Due punti. Sì. We love pizza. Noi amiamo la pizza. Yeah. Pizza forever. Yeah? I'm going to eat pizza maybe tonight, tomorrow, the next day. Yeah. I love pizza. For me the same, but yeah. Sorry I can't. It's good. I love. Tomato pie.
in America? Not like Obama. Yes, we can. Yes. No, I can't. I can't eat pizza. Quindi non come Obama che diceva yes, we can. Io no, non posso mangiare pizza. Faccio anche dell'umorismo americano. Non molto so se americano. Molto americano. Testing the noodle. Noodle. The spaghetti. Okay. Spaghetti. Tell me spaghetti, tell me to the camera spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, perfect. I'm like an Italiano. Italiano. Bene, bene. No. Oh, look at that. Ooh, oh. You like to wash the clothes. Amazing. Yeah. Like laundry service. Like laundry. È come una lavanderia, no? Right, right. Ooh, look at that. Gosh. Wash and dry. Yeah. Spaghetti. Ok, coat, siamo quasi. Coach. Yeah. Siamo quasi e facciamo l'impiattamento. Yeah. Now it's. We're ready? We put on the plate and we eat. Look into the How camera. How many time, please? How many? Four. Okay. 4 minutes. Four minutes. Ok. Allora, spaghetto quasi pronto. Allora, spieghiamo che questa invece è una ricotta lavorata solo con un po' di sale e un filo d'olio di oliva appena appena. Always have to have the olive oil and salt with ragatta. Ooh, amazing. Yes. Okay. Like, yeah. Questo via. It's a very good appetizer. Oh. Yeah? I was last night, we had wine. Not main courses, but if you... Yeah, last night. If you like light lunch, for example, with some salad. Se vi piace, per esempio, anche un light lunch, la ricotta con un po' di sale e un pochino di olio d'oliva è molto buona anche come main course, cioè come piatto principale, però è un ottimo antipasto. Mm. Ai chihuahua. Chihuahua! Amazing, amazing. This is good. Yeah. Squisito. Andiamo a mettere. Oh, look at that. I love this episode. I'm so happy. Ta-da happy. Yeah, the food. Because it's like an artist. It's like my marriage. Half American, half Italian. Yeah. Yeah, half and half. Yeah? Yeah. So. Okay. Go, chef, go. Go. Go, chef, go. Look at him go. Only 3 minutes. 3 minutes? Only 3 minutes. Yeah, that's okay. That's okay. Oh, look how he spins it. Yeah, spin. And like wash and dry. Up, yeah. Okay. Sì, appunto, fa la centrifuga, fai come la laundry. Look at that. Beautiful. Oh, chef. Chef. Chef, you're killing me. We love you. You look Mi portate so good. Il cellulare che faccio una bella picture. Now we take a picture with this beautiful receipt. Oh. This is beautiful. Beautiful. You like it, Yeah, huh? Look at this. Yeah. Basil. Thank you so much. E asiago. And now? Everybody's going to say to me, can you make this at home? And I'm going to say yes. It's finished. Finish. Thank you. Chef, no, thank you. Look and now, the favorite time, my taste. Favorite time, the tasting. Yes. Il mio momento preferito, l'assaggio. Ok, vai. And 3, 2, 1, and two spaghetti came to me. E il spaghetto venga a me. Occhio alla camicia bianca. Good. No, you did good. Ready? No dirty shirt. Yeah, then I'm gonna... Right. Niente camicia sporca. Okay. And for you, enjoy, eh? Ah, lui ha fatto la scarpetta. That's it. And so, listen to me, people. Good. I have a great information, great news. Thank you. The chef, Guy Mitchell, is fallen in love with Italy and with the
Beautiful Receipt of Diego Spatari Tironi. Si è innamorato della ricetta dello spaghettino dello Spatari Tironi. I'm ready for e a come White se House. No? I'm ready. You're ready. Me too. Yeah. Me too. I make I'm gonna wash the plate. Right. I'm very fabulous to right. wash the plate. Sono bravissima a lavare i piatti io la Casa Bianca. E vai! Thank you so much, Gabe. Thank you. Guy Thank Mitchell. Everybody. It's what a great honor yes. to me to have you in my kitchen and on my stage. And thank you I so will much. Be back. Tornerà. Ci bannano. Grazie a Spatari Tironi. E adesso linea l'informazione la che sono quella del 18. Da Washington. Con furore from the White Wilds. That's it, Washington. It's everything. Bye.